è una legge di riforma ancora un caposaldo straordinariamente attuale, perché ha dato una identità istituzionale alla Polizia di Stato diversa, sicuramente più moderna, smilitarizzata, più vicina alla collettività, a presidio chiaramente dell'ordine democratico ed anche della sicurezza pubblica. Accadeva precisamente 40 anni fa, il 1 aprile 1981. In quella data fu infatti promulgata la legge 121 che di fatto smilitarizzava il corpo, dando vita alla polizia moderna come oggi la conosciamo. La smilitarizzazione ha significato aprire alla parità di genere. Soltanto allora fu infatti garantita alle donne pari modalità di accesso e di carriera. Al mondo sindacale furono creati ruoli tecnici e sanitari e si aprì agli ispettori interni. Grazie a questa smilitarizzazione è stata data una parità di genere alle donne e si è aperto quindi il concorso anche alle donne nella Polizia di Stato, ma soprattutto gli è stata data la possibilità esattamente in maniera uguale con i colleghi di sesso maschile di poter accedere poi a tutti i gradi e raggiungere dei ruoli apicali. Oggi, grazie alla legge 121 dell'81, ci sono tantissime donne questore e vorrei sottolineare come oggi anche il nostro capo della polizia vicario è una donna. Con la legge 121, dunque, la polizia si tinge di rosa. Le donne, cioè al pari degli uomini, hanno dato indubbiamente un contributo importante all'interno, diciamo, di tutti i settori, soprattutto nei settori anche più operativi, nelle squadre mobili, nelle Digos, che per natura sono sempre state storicamente di appannaggio degli uomini. E quindi sicuramente è stato un contributo di arricchimento, assolutamente. Devo dire che tutto questo, cioè questa legge 121, ha dato anche il passo ad altre forze di polizia per aprire alle donne, come alla Guardia di Finanza, all'Arma dei Carabinieri e soprattutto anche alle Forze Armate. Un percorso lungo 4 decenni che adesso è diventato la spina dorsale della riforma dell'amministrazione della pubblica sicurezza, volume pubblicato proprio oggi nel giorno dell'anniversario della legge, 181 pagine ricche di immagini in cui si ripercorrono 40 anni di storia che hanno ridisegnato il sistema della pubblica sicurezza del paese. Anche la Polizia di Stato insieme alle altre forze di polizia ha dato un contributo per la sua solidità, diciamo, per le essere quella che oggi è.